un'ottima occasione per prendere contatto con la vita artistica del nostro tempo. E un altro gatto senza zampe. Lei ha ragione, tutte le ragioni. Voglio aggiornarmi, come dice lei. In tal caso avremo un gatto privilegiato. Glielo prometto. Lo prometto a se stesso prima di tutto. È un gatto senza zampe di passato. Sì, me lo prometto. Solennemente manterrò la parola con me stesso. Non sarebbe giusto. Dunque non sarebbe logico. Invece di continuare a bere, ho deciso di istruirmi. Anzi, guardi, ho le idee più chiare, già mi sento meglio. Che le dicevo? E perché non sarebbe logico? Beh, guardi, allora, oggi stesso andrò a visitare il Museo Civico e questa sera prenderò due biglietti per andare a vedere il teatro. Vuole venire con me, dai! Bravo, ma dovrà perseverare. La volontà non deve essere un fuoco di paglia. Beh, mio caro, perché la giustizia è la logica stessa. Ah, adesso capisco la giustizia. Allora, promesso a lei e a me, quindi oggi pomeriggio viene con me al museo. No, mi dispiace, oggi mi riposo, fa parte del mio programma. La giustizia è un altro aspetto della logica. Allora verrà con me questa sera a teatro? No, questa sera no. Vedo che la sua mente si illumina. Mi auguro che continui a seguire questi buoni propositi. Ma questa sera purtroppo vedo gli amici in trattoria. In trattoria? Sì. D'altro canto, un gatto completamente privo di zampe. L'ho promesso, e siccome mantengo sempre le promesse. Non potrebbe correre sufficientemente veloce per acchiappare i gatti. E così tocca a lei questa sera dare il cattivo esempio, chissà che stronza. È noto con piacere che lei fa dei progressi nel campo della logica. No, mio caro, io sono l'eccezione che conferma la regola. Voglio dire, non è la stessa cosa per me e per lei, è diverso. E perché per me sarebbe diverso? Non sono un alcolizzato. Ah, ecco. Eppure, anche senza zampe, il gatto deve acchiappare lo stesso i topi. È nella sua natura. Io non dico che lei sia un alcolizzato, però non capisco perché per me nelle stesse condizioni dovrebbe essere differente. Qual è la natura di un gatto? È questione di equilibrio. Contrariamente a lei, sono una persona equilibrata io. Ma cosa dice? Contrariamente a lei, che cosa ha detto? Dico che... Ecco che... Ma che diavolo che c'è? Signora, per lo bevo! No! Oh, ecco fatto! Ecco fatto! Ecco
parlato rapidamente. Ho una contessa. Ma mi faccia il piacere, correva a testa bassa. Vero che vuoi?